Buonasera, buonasera a tutti ben ritrovati al sesto appuntamento con Mantova Scienza, manifestazione che eh, ormai qualcuno avrà, avrà imparato e qualcuno forse lo, lo sapeva anche già, non ha un unico tema. Eh, anzi, spaziamo un po' in, in tutti i campi delle scienze per cercare di. Eh, soddisfare le curiosità e eh, il desiderio di approfondimento di tanti esploratori del mondo scientifico. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di pandemia e scuole, di rapaci notturni, pianeti extrasolari e inquinamento luminoso. Proprio ieri abbiamo indagato le novità sui computer quantistici e, e quindi un argomento assolutamente diverso rispetto a quello di oggi. Oggi infatti parliamo di animali, eh, un tema forse eh, caro ai nostri ascoltatori più giovani, ma eh, sicuramente non, non solo. Eh, vi dico subito che tutte le eh, dirette che abbiamo fatto e quelle che faremo restano comunque registrate sui nostri canali. YouTube e eh, la pagina Facebook, quindi chi se le fosse perse le può assolutamente andare a rivedere con tutta tranquillità quando, quando vuole. E eh, vi do anche subito l'appuntamento per eh, questa sera alle 22 con eh, la, la serata, una delle quattro serate di Mantova Scienza con eh, in questo caso con Matteo Monelli eh, astronomo eh, alle Canarie. Ecco, quindi cercheremo di indagare il cielo con l'aiuto proprio di un di un astronomo. Prima di presentarvi il, il nostro ospite di oggi, eh, mi preme naturalmente fare i ringraziamenti di diritto, quindi a nome di tutto il gruppo organizzatore e del comitato scientifico ringraziamo l'amministrazione comunale di Mantova che è l'ente promotore e sostenitore della nostra manifestazione. TASPA e Parco Regionale Olio Sud come primi sponsor e naturalmente tutti i partner e i collaboratori per aver contribuito alla realizzazione di eh, Mantova Scienza edizione Spring. Eh, in questo particolare frangente eh, però voglio ringraziare particolarmente eh, il Parco Olio Sud perché questa serata e quella di venerdì scorso con Marco Mastrorilli sono proprio state organizzate con la loro collaborazione e eh, sono offerte dal Parco Olio che naturalmente ringraziamo e salutiamo nella persona del Presidente Alessandro Bignotti e della coordinatrice del settore educazione ambientale Lella Rossetti. Un saluto e un abbraccio a tutti e due. Ecco, come eh, sapete ormai sicuramente, questa edizione, la, la quinta edizione di Mantova Scienza, recupera il festival che abbiamo dovuto annullare a novembre del 2020, che era un festival programmato per essere in presenza come, eh, come sempre, e come speriamo che eh, tornerà ad essere a partire da novembre 2021, eh, quindi. Eh, Probabilmente, ecco, noi speriamo, ci contiamo come tutti, che riprendano anche le, eh, le, le cose fatte dal vivo, perché il bello è anche quello. Detto questo, vi eh, presento Marco Colombo. Ciao Marco. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Grazie a te e benvenuto. Allora, Marco si è eh, laureato in Scienze Naturali presso l'Università degli Studi di Milano, quindi è un naturalista, come molti di noi, anche tra l'altro collega guida ambientale escursionistica associata alla IGAE. Quindi insomma siamo un po' un gruppo di colleghi, ma lui è molto molto specializzato soprattutto sulla eh, fotografia. Infatti dal 99 si occupa eh, in particolare di fotografie e molte sue foto articoli scientifici e di sono, sono stati eh, pubblicati su uh, diverse riviste specializzate e non. Molte sue foto, infatti, hanno vinto o ricevuto menzioni speciali in concorsi internazionali, incluso il Wildlife Photographer of the Year della BBC. Eh, è anche istruttore subacqueo Marco ed è consulente scientifico della trasmissione Geo di Rai 3, quindi probabilmente qualcuno di voi l'avrà anche già visto. Ha curato e collaborato alla realizzazione di molti libri fotografici e di identificazione. Uno l'ha anche scritto uno, io conosco questo libro che è l'ultimo uscito e quindi eh, lo nomino Paesaggi bestiali, ma poi ce ne parlerà anche lui. Eh, ha fatto molte mostre e eh, questa cosa secondo me molto carina nel 2007 ha attenzione ha scoperto una nuova specie di ragno in sardegna eh, magari poi ci racconterai qualcosa anche tu Marco eh, hai anche un sito vero calosoma.it giusto? sì esatto è il nome di un coleottero calosoma <ride> che vuol dire bel corpo quindi siccome era facile da scrivere ho deciso di usare quel nome per il sito Perfetto, benissimo. Allora Marco, io ho parlato fin troppo, a questo punto siamo curiosi di vedere le tue, le tue immagini, le tue fotografie e di sentire il racconto di animali fantastici, naturalmente eh, della eh, biodiversità italiana, stiamo parlando di animali italiani, quindi abbiamo una fauna fantastica, anche qui non c'è bisogno di andare tanto lontano. A te la parola. Grazie, grazie mille per l'invito e grazie ovviamente al Parco Sud, come citavi tu prima, eh, per aver supportato questo evento. E dico due cose sul ragno, visto che poi non ne parlerò e lo dico giusto così perché me l'hai chiesto, certo. per, per cominciare per rompere il ghiaccio. E, mh, quel ragno era un ragno veramente comunissimo, lo è ancora, ma è un ragno veramente comune, grande, che tutti quelli che abitano in Sardegna conoscono, eccetera. Quindi, non è che sono andato in un posto sperduto dove nessun umano aveva mai messo piede o trovato una cosa mai vista. In realtà era un ragno che tutti conoscevano, però nessuno aveva notato che c'erano delle differenze rispetto a quello che si pensava che fosse. E insieme a Bruno Manunza dell'Università di Sassari e Arthur Decae, ehm, aracnologo olandese, massimo esperto dei ragni botola, perché è un tipo di ragno botola, e poi abbiamo determinato appunto che era una specie nuova, l'abbiamo chiamato ragno nuragico, però era per dire che veramente è veramente una specie comunissima e quindi non, non è necessario andare in un posto inesplorato, anzi se ne continuano a scoprire anche in luoghi Molto frequentati, insomma. Beh, e... Una bella cosa, questa anche perché magari qualche, eh, qualche giovane appassionato, mh, diciamo, può essere incoraggiato no? da, questa, da queste scoperte che si possono fare anche così, eh, senza doversi spostare più di tanto. Sì, assolutamente. Tra l'altro, adesso ci sono tantissimi eventi tipo i BioBlitz, eh, eh, eccetera, esatto. eh, che spesso i parchi organizzano. Lo sappiamo bene, ne parlerò ancora con il Parco Pineta più avanti. E quindi in realtà anche durante quegli eventi si. Fanno nuove segnalazioni, si trovano delle cose che non erano note per quella zona. Eh, quindi, assolutamente, i comuni cittadini, i ragazzi e così via hanno la possibilità di avvicinarsi alla scienza e alle scoperte in maniera molto semplice e più facile di una volta. Benissimo. Allora, siamo ansiosi di vedere la tua presentazione. Vai. Ok, allora magari possiamo condividere lo schermo e cominciamo subito eh, a parlare degli animali fantastici. Questo per chi ci segue, soprattutto i più giovani, vedo tanti commenti di eh, ragazzi, ragazze e così via. È il titolo di un film, Animali Fantastici dove trovarli, in cui gli animaletti sono tutti strani, sono tutti eh, inventati, fantasiosi, molto belli quello che viene portato in giro dal protagonista nella valigia, in particolare molto simpatico e divertente. E io, ho, tra virgolette, mutuato questa dicitura come titolo della conferenza <coughs> per parlare, scusate, degli animali della biodiversità italiana. E partiamo sott'acqua, partiamo dal mare, perché in mare spesso ci sono gli organismi che sono inaspettati, perché non tutti vi hanno la possibilità. Eh, o la voglia di andare a vedere con la maschera le pine o addirittura con le bombole. E uno degli abitanti più curiosi e interessanti del mare eh, è lo scorfano che in realtà noi nel linguaggio comune prendiamo sempre come esempio di bruttezza si dice brutto come uno scorfano in realtà lo scorfano ha un aspetto bellissimo in particolare quello in questa immagine è uno scorfano rosso eh, una specie che vive un po più in profondità rispetto ad altre che si trovano proprio anche in pochi centimetri d'acqua e ha una colorazione pazzesca di questo rosso veramente vivacissimo però eh, una cosa che dobbiamo pensare è che questa immagine è fatta con il flash quindi il flash illumina lo scorfano quando invece lo scorfano non è illuminato lo vediamo molto mimetico perché? perché l'acqua assorbe i colori e man mano che scendiamo alcuni spariscono e non si vedono se tu non hai la torcia o il flash e il rosso è uno dei primi, cioè già sotto i 7 metri di profondità se incontri una stella marina a 10, 15, 20 metri, la vedi bluastra, la vedi grigiastra perché il rosso non arriva fino a quella profondità. Allora, se usi la torcia, la torcia all flash, lo rivedi, la rivedi colorata. E la stessa cosa vale per lo scorfano. Quindi in realtà molti animali che vivono in profondità hanno questa colorazione rossa così accesa, così vivace quando li vediamo in foto, perché in realtà quel colore lì, il rosso, alla loro profondità normalmente non si vede e quindi risultano perfettamente nascosti e perfettamente mimetizzati. Questo già ci fa capire come lo scorfano, che noi prendiamo come emblema di bruttezza, sia in realtà bellissimo anche per questo suo adattamento totalmente inaspettato e che veramente ci fa riflettere sull'ambiente sommerso. Dove a volte ci sono delle, delle grotte, per esempio. E sono tra gli ambienti più interessanti da esplorare perché eh, grotte e caverne sommerse hanno una biodiversità incredibile in cui si possono osservare animali che a volte fuori sono difficilmente incontrabili. Questa, per esempio, è una ciprea. La ciprea è un mollusco, quindi una lumaca, praticamente, però con una conchiglia che viene mantenuta lucida, si può vedere. Eh, qua con la freccia sto indicando che si vedono i riflessi del mio flash, perché la conchiglia è perfettamente lucida, grazie a un mantello che questo mollusco ha e che usa eh, per mimetizzarsi, quindi ricopre la conchiglia con questo mantello e fa finta di essere un'alga o, un, o una spugna. Il fatto che questo mantello continui a entrare e uscire periodicamente la tiene pulita dalle incrostazioni, quindi rimane lucida e infatti è una delle conchiglie più belle in assoluto tra quelle che si possono incontrare... In, in mare, poi ovviamente quando il mollusco muore, la conchiglia abbandonata a se stessa nel giro di poco tempo si incrosta. Quindi... Diventa opaca come tutte le altre conchiglie. Però, ecco in questo caso ritratta all'interno di una grotta dove questi animali vivono a volte per mangiare le, le spugne, e all'interno di queste grotte si possono fare degli incontri anche con uh, alcuni crostacei che fuori dalla grotta vivono molto più in profondità. Questa si chiama uh, è un tipo di galatea, si chiama munida, anche se uh, ovviamente alcuni purtroppo animali hanno dei nomi difficili o inusuali e non possiamo, non ci sono sinonimi, non ci sono nomi comuni in italiano. Italiano, perché sono poco considerati, però, questo crostaceo che sembra un po' un granchio normalmente vive a 60, 70, 80 metri di profondità e oltre, e quindi difficilmente osservabile in immersione per un subacqueo normale. In questo caso io ero all'interno di una grotta a circa 30 metri di profondità e già ce ne sono, perché? Perché in quella grotta c'è abbastanza buio. È abbastanza freddo e sembra quasi di essere a 80 o 90 metri di profondità, quindi le condizioni sono analoghe, però è una quota più raggiungibile per il subacqueo. E quindi ho avuto la fortuna di incontrare questi crostacei che hanno queste chele lunghissime, che sembrano delle pinze, sembrano delle cesoie quasi, con cui catturano delle piccole. Eh, prede. Sott'acqua non è necessario andare molto in profondità, eh, perché anche con la maschera e le pinne entrando proprio dalla spiaggia si possono vedere delle cose bellissime. Eh, per esempio i ricci di mare. Questo è un riccio chiamato riccio di prateria, che stava in mezzo a questi eh, enormi cuscini verdi che in realtà altro non sono che alghe, sono delle alghe molto grandi dette alghe palla che ricoprivano questa, questo scoglio e il riccio stava proprio lì e quindi sembrava eh, un altro cerchio in mezzo a tutti questi cerchi verdi e qua non ero molto in profondità e eh, quindi veramente per chi ha la possibilità di andare al mare e di usare la maschera e le pinne sempre in sicurezza, nei primi metri d'acqua si possono fare degli incontri incredibili. E uno dei più strani che io abbia fatto è proprio quello col pesce San Pietro. Il pesce San Pietro sembra un po' un, un personaggio perché... Vedete che ha una bocca molto grande. Ha questa pinna dorsale che sembra una cresta da punk quasi, e le pinne di sotto eh, che sembrano quasi un cravattino, un farfallino. E in più ha questa macchia nera, una su ogni fianco che eh, si dice sia l'impronta di San Pietro quando lo prese in riva al mare e tirò fuori le monete dalla, dalla bocca. Questo è il famoso pesce di cui si parla. E il pesce San Pietro è una specie che si trova in acqua bassa soprattutto in inverno e io l'avevo visto in realtà la prima volta in un'immersione in cui non avevo le, la macchina fotografica. Cioè stavo accompagnando altri subacquei durante un mio corso di biologia marina, abbiamo incontrato il pesce San Pietro, era la prima volta che io lo vedevo, sono rimasto estasiato non avevo la macchina fotografica, ero l'unico senza perché dovevo accompagnare proprio gli altri. Quindi non è che mi metto a fare le foto io. E, per cui, quando l'ho visto, io ho capito che si poteva fotografare in un certo modo e mi è rimasto poi lì. Finché, anni dopo, ho avuto la possibilità di andare a, a fotografarlo da un'altra parte e mi ero organizzato per riuscire a fotografarlo. Così, cioè in controluce. È una sorta di radiografia del pesce san pietro, illuminato da dietro, veramente è una specie bellissima. E qua si può notare come la pancia sia com completamente piena di prede perché non lascia passare la luce e la pancia appare completamente opaca, appare completamente nera proprio perché è piena eh, di piccoli pescetti o comunque crostacei che questo pesce si era mangiato nel corso di quella notte. Quindi un vero e proprio personaggio, un animale fantastico che. In in inverno si può trovare ovviamente a bassa profondità. Io, questa foto l'avevo fatta attorno ai 5 metri di profondità. Quindi, se fossi stato io ero con le bombole, ma se fossi stato con la maschera e le pinne, l'avrei comunque visto. E, mh, le immersioni notturne, o comunque le escursioni di notte in mare, sono tra le mie preferite, perché si possono incontrare degli animali incredibili. Tra questi animali, i cefalopodi hanno un posto speciale nel mio cuore. Le seppie, in particolare i polpi, eh, sono tra i miei preferiti in assoluto perché si sa che hanno delle capacità di mimetismo incredibili e poi dal punto di vista cognitivo hanno dimostrato veramente un sacco di cose inaspettate eh, tra gli invertebrati. Quindi, eh, per esempio, si è visto che sognano i polpi, è una, è una pubblicazione di eh, settimana scorsa che conferma. Eh, con dei dati seri che ci sono evidenze, appunto, che i polpi sognino. Eh, tra le specie preferite nella mia, diciamo, top 10 c'è la polpessa, che non è la femmina del polpo, ma è un'altra specie e praticamente ha una colorazione rossa come vedete in questa immagine con tutti dei pua bianchi questi, questi molluschi cefalopodi sono quasi esclusivamente notturni quindi di giorno è molto difficile osservare la polpessa perché una polpessa lunga mezzo metro si infila in un foro grande come una monetina da un euro quindi veramente in ogni spaccatura degli scogli loro possono nascondersi abilmente ma durante la notte stanno allo scoperto mentre cercano le prede e io le trovo di un'eleganza e di una incredibile sono proprio degli animali che io fotograferei tutte le notti se potessi perché sono veramente tra l'altro sono anche fotogenici no? E ci sono tanti animali che magari non addetti ai lavori dicono sì ok però è comunque eh, un insetto è comunque un ragno e così via anche se a me piacciono e invece questi generalmente tendono ad affascinare un po' tutti perché hanno una, veramente un carisma innegabile dal punto di vista del, del mare, ci sono poi. Eh, vari animali che si trovano nella colonna d'acqua quindi che si trovano proprio sparsi dalla superficie al fondo che nuotano in maniera più o meno autonoma come possono essere i barracuda e i luci di mare che vedete sulla destra e è tra gli animali che ho incontrato uno dei più incredibili e anche più noti è la balenottera comune e in questo caso la balenottera era ferma e sembrava che avesse qualcosa che non andava e quindi sono entrati in acqua per controllare e mh, in realtà stava benissimo poi è, è andata via tranquillamente ed era lunga una, una quindicina di metri, valutando più o meno in base a quello che eh, era la lunghezza dell'imbarcazione che mi stava accompagnando. E 15 metri non è il massimo perché arriva a 24 metri, quindi non era neanche proprio eh, al massimo della lunghezza e non è neanche tanto in assoluto perché fuori dall'acqua, noi diciamo. Il bar è vicino, è a 15 metri. cioè attraverso la strada e vado sull'altro marciapiede. Ma se tu prendi quei 15 metri e li porti sott'acqua e li trasformi in un animale, cioè diventa una sorta di pullman semovente con un occhio fantastico. Ed è qualcosa, è stato veramente qualcosa di incredibile e indimenticabile. Tra gli incontri in mare, poi c'è anche stato quello con le lampughe. Le lampughe sono dei pesci eh, che vivono a largo e che spesso si nascondono sotto gli oggetti galleggianti. Qua le vedete alcune sono quelle a sinistra nell'inquadratura, perché a destra ci sono due ricciole, quindi un altro tipo di, di pesciolino. E, e sopra si vede un pezzo di legno che galleggiava. Io ho visto il pezzo di legno e sono entrato in acqua per vedere se ci fossero dei pesci che si nascondevano sotto. E infatti c'erano. Notate come le lampughe a sinistra abbiano due colorazioni: ce ne sono due verdi in alto e poi ce ne sono alcune sotto che sono argentate, come un pesce classico. Mentre le fotografavo, mi sono avvicinato e loro si sono un po' spostate, sono uscite da questo pezzo di legno e, praticamente, in una frazione di secondo sono diventate tutte di colore argentato. Allora io mi sono riallontanato, loro tornano sotto al pezzo di legno e le due in alto ritornano verdi in un attimo. Perché, allora ho fatto un po' di approfondimenti, non c'è molto in letteratura, eh, possono cambiare colore in base al momento della caccia, all'umore e così via, però questo cambiamento qui probabilmente è legato al mimetismo e torniamo ancora un po' al discorso dello scorfano. Perché? Perché qui abbiamo il flash che illumina i pesci, però se guardiamo la stessa situazione fotografata senza flash, notiamo che quelle verdi in alto sono semplicemente scure. E quindi fanno tutt'uno con l'oggetto galleggiante, cioè fanno finta di essere parte dell'oggetto che galleggia. Mentre quelle che erano più in basso sono bluastre e argentate e si stagliano contro il blu del mare aperto e quindi è una forma di mimetismo. Quando tutte vanno via dalla tavola non ha senso rimanere scure e diventano tutte bluastre e argentate proprio per cercare di non farsi vedere da eventuali predatori o, siccome sono dei pesci predatori, da eventuali altri pescetti che loro vogliono catturare. Tra eh, gli animali più incredibili dal punto di vista marino, ci sono, però, alcuni molluschi che sono gli opistobranchi, e in particolare tra questi ehm, i nudi branchi, eh, su cui tra l'altro terrò, sui quali, tra l'altro, terrò un corso di biologia proprio. Eh, il mese prossimo online, quindi se qualcuno è interessato ad approfondire, ne parleremo ampiamente. Sono delle lumache senza conchiglia estremamente colorate, hanno dei colori bellissimi: rosa e giallo, eh, bianco e nero, azzurro e giallo eh, e così via. E ehm, sono pazzesche Perché sono molto piccole Quindi bisogna cercarle in maniera proprio mirata eh, Spesso mangiano solo Un determinato tipo di preda E quindi le trovi solo su certe spugne Magari solo in certe stagioni Quindi serve un po' di occhio e un po' di esperienza Per riuscire a, a trovarli Però sono estremamente fotogenici Anche questi, molto molto belli e colorati E soprattutto anche questi Non è necessario eh, cercarli Con le bombole o in immersione a grande profondità Perché? Mi è capitato di vederne diversi, soprattutto in primavera, nelle pozze di marea, che sono quelle che stanno lì, proprio nell'acqua bassissima, in mezzo agli scogli, dove tutti i bambini vanno a cercare eh, gli animaletti. Perché in queste condizioni, qua, vedete che fuori c'era mare mosso, ma appena in mezzo agli scogli sembra una piscina. E su queste roccette, qua in 5-10 cm di profondità, mi è capitato di trovare proprio nudi branchi come questi che io ho fotografato stando fuori dall'acqua. Cioè addirittura con un cellulare, uno potrebbe come se fosse all'acquario, stare un po' perpendicolare rispetto alla superficie e riuscire a fotografarli nell'acqua bassissima senza i riflessi, come ho fatto eh, io. Io eh, ho, sono riuscito anche in questa occasione a vedere un comportamento che in, in acquario è noto, ma. In natura è difficile da vedere: c'è cioè questo nudibranco, questa rumaca, praticamente è appeso a testa in giù sotto la superficie dell'acqua e usa la tensione superficiale, quindi striscia appeso a testa in giù sotto l'acqua per arrivare da un'altra parte perché fa meno strada e quindi se dovesse seguire il fondo dovrebbe seguire tutte le asperità delle rocce e fare molto più molta più strada per una lumaca, vuol dire tanto tempo in più, mentre se va in linea retta seguendo la superficie si sposta molto di più a parità di tempo. Ed è difficile da osservare in natura perché se c'è il mare mosso ovviamente loro non lo fanno, ma nelle pozze di marea è molto più frequente. Non ero molto comodo nel fare queste foto, eh, perché vedete questa foto di backstage che mi aveva fatto un mio amico. Eh, veramente io fotografavo senza la macchina fotografica subacquea perché non ce l'avevo, qua ero a Pantelleria, però proprio nei primi centimetri si trovavano queste lumache bellissime, quindi invito tutti i giovani che ci stanno seguendo ad andare a sbirciare nelle pozze di marea perché si trovano tantissime cose interessanti e gli animali delle pozze di marea tra l'altro... Sono tra i meglio adattati a un ambiente difficilissimo, dove c'è eh, la mareggiata, l'evaporazione, la temperatura molto alta, la serenità elevata, quindi veramente. Un ambiente incredibile. Marco, scusami, che dimensioni hanno i nudi branchi? Giusto per dare un'idea di che cosa devono cercare i ragazzi, di eh, diciamo, proprio di, dove, dove sbirciare per trovare questi, questi animaletti. Allora, sono molto piccoli, come dicevo, eh, ce ne sono alcune specie grandi, una per esempio sui 30 cm, ma sono pochi, cioè sono rari i casi in cui ci sono nudi branchi grandi, la maggior parte invece è sotto i 5 centimetri e direi che possiamo osare nel dire che siamo nella maggior parte dei casi sotto i due o tre quindi alcuni sono veramente piccoli devi sì. proprio cercarli in maniera raffinata guardando centimetro per centimetro le rocce eh, in mezzo alle alghe o sulle spugne e poi te li, te li trovi normalmente li noti perché molte specie dicevo sono colorate però devi sapere che ci sono quindi adesso chi ci segue sa che ci sono e magari la prossima volta che andrà al mare cercherà e riuscirà a incontrare queste lumache veramente incredibili grazie prego grazie a te e rimanendo negli animaletti colorati ma spostandoci fuori dall'acqua, beh, un nesso che mi viene in mente sono i bruchi, perché i bruchi veramente spesso sono tossici, mangiano piante tossiche e così via, e a loro volta poi diventano colorati per segnalare la propria tossicità ad eventuali altri. Predatori, nemici, gli uccelli e così via. Gli bruchi ci inseriscono, ci danno l'aggancio per entrare nel mondo degli invertebrati. Eh, tra gli invertebrati terrestri, diciamo, gli insetti sono quelli che la fanno da, da padrona perché sono eh, un gruppo vastissimo e estremamente variegato di cui veramente continuiamo a scoprire cose nuove in continuazione. Alcuni hanno delle forme aliene come questa. Ehm, questa cavalletta a stecco veramente incredibile. Eh, altri invece hanno dei cicli vitali curiosi, quelli che fanno una metamorfosi. Se pensiamo appunto al bruco che diventa farfalla, la cicala che vive sottoterra, poi si arrampica sulla vegetazione, come in questo caso, e eh, dal, dal dorso della, del giovane esce poi la cicala fatta e finita con le ali. Eh, le libellule che escono dall'acqua, insomma ci sono tantissimi casi di cicli vitali molto, molto affascinanti. Ma tra i miei preferiti, sicuramente ci sono i coleotteri. Eh, I cervivolanti sono dei piccoli gioielli perché sono degli animali eh, di grandi dimensioni. Vedete, rispetto alla mia mano, comunque un maschio grosso è attorno agli 8 centimetri a volte 8 centimetri e mezzo quindi non un animale piccolino che uno deve cercare con la lente di ingrandimento sono corazzati sono stagionali si trovano solo in un certo periodo e quindi hanno quel fascino del ritrovare come un appuntamento l'anno dopo lo stesso tipo di, di animale e io li avevo sempre visti un po' all'imbrunire cioè questo è l'orario in cui si trovano di più in primavera tra Fine maggio, normalmente giugno e eh, luglio, e praticamente, quindi all'imbrunire non riesce a fotografarli molto bene, c'è poca luce, sono molto scuri e riflettenti. Quindi, quando usi il flash, non è facile illuminarli bene. Quindi, mi dedicavo soprattutto a delle silhouette o a delle fotografie di questo tipo. Però, a volte, soprattutto nelle giornate di vento mi è capitato di trovarne eh, allo scoperto di giorno quindi li trovi che camminano per terra o sui tronchi eh, a volte in giornate non troppo eh, soleggiate ma calde li trovi anche che volano proprio durante il giorno ma non è, non è facile eh, qualche anno fa però mi è capitato di ehm, fotografare una situazione molto interessante perché si trattava di una quercia che era una sorta di autogrill dei cervi volanti perché loro durante il giorno stavano lì e praticamente mangiavano la linfa eh, che usciva dalla spaccatura della corteccia. Quindi lo loro praticamente alla sera poi. Partivano da lì e volavano in giro, e quindi quando io li vedevo la sera le altre volte era perché arrivavano da lì, ma vedendo poi questa quercia avevo la possibilità di fotografarli durante il giorno. E ho fotografato un sacco di comportamenti interessanti, per esempio, una cosa che non avevo mai visto era il cervo volante mentre mangia. Qui si vede questa sorta di lingua, lasciatemi passare il termine setolosa, eh, che l'animale utilizza proprio per lambire questo liquido che esce dalla corteccia dell'albero e quindi eh, ricaricarsi perché è una, una sostanza molto eh, nutriente. Un altro comportamento che ho osservato è stato quello dell'accoppiamento. Vedete che le femmine hanno delle mandibole molto più piccole. Eh, queste non sono corna, sono mandibole, quindi sono parte dell'apparato della bocca però loro le utilizzano eh, per combattere con altri maschi e così via, mentre le femmine non hanno bisogno di tutto questo ingombro e quindi hanno delle mandibole normali. Allora qua vedete c'è la femmina che sta mangiando la linfa e intanto si sta accoppiando con eh, il maschio. Siccome la femmina emette degli ormoni, mentre ovviamente eh, mangia, si muove e così via, eh, attira altri maschi. Per cui un, un giorno mentre stavo fotografando questo accoppiamento è arrivato un altro maschio. E si sono messi a picchiarsi in maniera molto violenta. Eh, in realtà, lo scopo non è uccidere quell'altro, ma è buttarlo giù dall'albero per allontanarlo dalla femmina. Il problema, qual era? Era che in questo caso io ero in un parco giochi, praticamente, in un parco pubblico non un parco giochi, un parco pubblico, e quindi in ambiente urbano. E, questa era una radice dell'albero, quindi quando il cervo volante buttava giù l'altro, lo buttava a una spana di distanza e dopo 30 secondi quello tornava lì. Poi alla fine eh, si è arreso perché questo qua che sta perdendo, ah, poi è definitivamente perso e ha cambiato strada e se n'è andato via. Mentre loro si picchiavano, la femmina che è questa faceva finta di niente e continuava a mangiare la linfa, ignorando completamente le scaramucce di questi eh, due maschioni. E mentre fotografavo queste scene, mi sono accorto che c'erano anche altri insetti che andavano a mangiare la linfa, come alcune farfalle, alcune mosche e anche i calabroni. I calabroni arrivavano in un gruppo di sei o sette, mi ricordo, eh, periodicamente, ogni mezz'ora tipo, e. Eh, loro si posavano per mangiare la linfa Quindi anche molto vicini a me Però non sono generalmente aggressivi Se non sei vicino al nido E così via ti ignorano completamente E una cosa che ho documentato È stato proprio il fatto che Mentre questi due cervivolanti si accoppiavano eh, Un calabrone sentendo l'odore della linfa Cercava di andare proprio lì Dove c'erano loro che stavano anch'essi mangiando Allora ho fatto una serie di immagini In cui il maschio è un po' imbizzarrito perché per lui, qualunque cosa si muova intorno eh, è qualcuno che gli vuole rubare la femmina, quindi lui subito si, si arrabbia. no? Invece, dietro vedete tipo elicottero il, il calabrone che esce e la femmina, intanto, è qua sotto, non si vede perché è dentro la sagoma del tronco che sta continuando a mangiare, quindi lei se ne frega totalmente di quello che sta eh, succedendo. Ho fatto una serie di immagini, alcune con a fuoco il cervovolante e sfocato dietro il calabrone, altre invece al contrario, quindi con il calabrone a fuoco e il cervovolante, invece i due cervi volanti che si accoppiano in, in primo piano, anche se sono state molto difficili perché ovviamente è un calabrone in volo, quindi non è facile riuscire a beccarlo a, a fuoco. E come è finita la storia praticamente il calabrone si è appoggiato a circa un 10-20 centimetri di distanza e camminando tipo soldato è passato sotto e si è messo a mangiare anche lui quindi alla fine erano tutti contenti perché il maschio ha continuato ad accoppiarsi la femmina stava già mangiando e il calabrone si è messo a mangiare praticamente nello stesso la piatto una situazione senza... incredibile veramente sì sì assurdo è un'interazione molto strana e curiosa è di due specie che in realtà non, non interagiscono normalmente ma se mangiano la stessa cosa eh, si ritrovano poi eh, nello, nello stesso punto, posto certo. perché non sempre la linfa esce in tanti punti dell'albero magari c'è una spaccatura sola e si accumulano tutti gli insetti nello stesso posto e quindi sono situazioni molto interessanti poi un giorno eh, io sono andato per circa un mese un mese qualcosa ogni volta che potevo al pomeriggio lì a fotografare e un giorno sono arrivato e li ho trovati quasi tutti morti perché eh, gli adulti vivono poco vivono un mese un mese e mezzo ma ciò non vuol dire che vivano poco in assoluto, perché in realtà le larve poi stanno nel legno per 5-8 anni addirittura. Quindi, nel complesso, loro vivono 5-8 anni circa, non un mese, un mese e mezzo. Solo che noi tendiamo a considerare la vita della farfalla come se stante, quando ovviamente lei nasce come bruco, quindi è il totale che fa la vita dell'organismo, dell'individuo in, in sé. Tra gli animali terrestri più odiati o comunque più temuti, sicuramente ci sono i serpenti e tra questi le vipere, anche se temuti e odiati ingiustamente, perché sono degli animali molto belli, molto affascinanti e anche comunque interessanti dal punto di vista del comportamento. Qua vedete due individui che si somigliano molto. Che in realtà sono due specie diverse, perché a sinistra abbiamo il marasso, che è presente su tutte le Alpi centro-orientali, mentre a destra abbiamo la vipra dei valser, che è presente solo in una ristretta zona del Piemonte e in nessun'altra parte del mondo. Si somigliano tantissimo, ma sono eh, anche poco imparentate, quindi è evidente che in ambienti molto simili. Eh, L'habitat, la, la selezione naturale va a eh, forgiare degli aspetti che possono somigliarsi tra di loro, come potete vedere proprio in questo caso. Solo la genetica praticamente ti permette di distinguere eh, due individui come, come questi. Delle vipere, che sono degli animali comunque elusivi, non sono facili da incontrare, non sono assolutamente facili da, da osservare, e comunque non è che si mettono a inseguire eh, gli osservatori o eh, gli escursionisti, una delle più particolari che abbiamo in Italia è la vipera dal corno, che è così chiamata perché ha un cornetto qua sul, sull'apice del muso eh, di cui non si sa la funzione, magari neanche ha una funzione. Eh, non, non ci sono studi che abbiano dimostrato niente al riguardo, è una specie che vive nel nord-est italiano e che ha una colorazione grigio-cenere veramente bellissima, veramente mimetica su queste rocce eh, di calcare che potete vedere in questa immagine invece ambientata. Sono eh, delle... Vipere che comunque nel nord-est sono abbastanza comuni, ma dal punto di vista fotografico, eccetera, sono estremamente fotogeniche. Quindi chi non abita in quelle zone e non va in escursione sempre lì, eh, spesso va di proposito proprio per sperare di incontrarle se è un appassionato, perché sono degli animali molto particolari. Normalmente in Italia quella più comune è. Quella detta vipera comune o aspide, che è presente con eh, tantissime sottospecie, come potete vedere qua, sono tre, e diverse livree, diverse colorazioni, alcune completamente nere, alcune senza disegno addirittura, ma è interessante notare come ci siano delle vipere eh, che hanno praticamente. Ehm, Vengono dalla stessa zona, ma hanno disegni molto diversi tra di loro, come le tre in alto. E addirittura puoi usare il disegno della schiena come un'impronta digitale per cercare di riconoscerle. Quindi, fotografi la schiena. E a distanza di anni ne trovi un'altra, la fotografi, compari il disegno e capisci che è la stessa vipera. Questa si capisce perché ha queste coppie di macchie tonde che non sono comuni e non si trovano in altri individui. E poi in più aveva anche la cicatrice. Quindi l'ho trovata nel 2011, nel 2016, più o meno nello stesso posto. Ed è eh, una cosa interessante perché riconosci lo stesso individuo. Poi ci sono anche le bisce, quindi i serpenti eh, non, non velenosi. Tra i più comuni, le bisce d'acqua sono quelle che eh, si possono incontrare facilmente sulle rive dei laghi, dei fiumi o dei torrenti. E queste si nutrono soprattutto di pesci. Mi è capitato a volte di incontrarle proprio mentre mangiavano le loro prede. E in questo caso era un, un combattimento, tra virgolette, per cercare di portare il pesce fuori dall'acqua, ehm, che però è andato male alla biscia perché è riuscita a portarlo quasi completamente fuori dall'acqua, ma ha scelto una riva troppo ripida. Il pesce che ovviamente era vivo ha dato un colpetto e si è riuscito a liberare dalla bocca della bische ed è ricaduto in acqua. Quindi quel giorno lì la biscia ha digiunato il pesce si è salvato. Magari la biscia un disperato bisogno di mangiare. Quindi, poverina la biscia, ha fortunato il pesce. Insomma, però ecco, eh, questa è una, una cosa assolutamente interessante. Tutti gli ambienti di acqua dolce sono interessanti. Eh? Eh, gli anfibi, per esempio le salamandre sono sicuramente tra gli animali più legati ai fiumi, ai torrenti, ai ruscelli, agli stagni. Eh, ce ne sono di, di incredibili e di, di bellissimi, però. Eh, uno dei più strani che io ho fotografato in grotta e non era quello lì di sinistra perché quello sono io, ma era il Proteo. Eh, L'ho fotografato sempre nel nord-est, quindi nella zona del Friuli Venezia Giulia. Il Proteo è un animale incredibile perché è una sorta di salamandra cieca che può vivere fino a 100 anni, può digiunare per 8 anni di fila, può far ricrescere. Eh, le, le zampe, se un predatore lo, lo morde, un po' come la coda delle lucertole. Non ha i polmoni, ma ha le branchie, che sono quei ciuffetti rossi che si vedono lì dietro eh, la testa quindi respira estraendo l'ossigeno dall'acqua un po' come i pesci, e eh, può stare fermo nello stesso posto, si è visto per sette anni, quindi tu passi, oh, dopo sette anni lo ritrovi nella stessa crepa immobile. Tutti eh, per, un arattamenti... fotografo, per un fotografo è il massimo forse no? <ride> andare a vedere nello esatto. <ride> stesso eh, posto. Esatto, sì, però è molto difficile raggiungerli perché per fare queste foto eh, mi ero appoggiato a un gruppo di speleologi bravissimi, eh, che ringrazio sempre, e praticamente abbiamo fatto sette... Sette ore di logistica per 40 minuti di immersione in un lago sotterraneo. Quindi è veramente molto complicato arrivare dove vive. E, infatti, non sono tante le foto di proteo fotografate in immersione. La maggior parte delle immagini che si vedono sono fatte negli acquarietti, quelli del, della grotta di Postumia, dove ci sono due o tre individui per, gli, per i visitatori per farli vedere. E, e quindi se volete vedere il proteo la grotta di postumia può essere una, una buona opzione perché lì lo vedete senza fatica come ho fatto io invece eh, con eh, l'immersione, la calata in grotta e, e così via insomma perché è veramente complicato e questi una volta si pensava che fossero i piccoli di drago e che sottoterra ci fosse poi la mamma quindi un drago gigante in effetti un po' ci somigliano eh, ai draghi delle, delle leggende Sempre negli ambienti di acqua dolce mi è capitato di vedere degli animali che sembrano finti. Eh, in questo ruscello ci sono i gamberi di fiume nostrani che sono minacciati da una serie di, ehm, di fattori come il bracconaggio, l'inquinamento, l'alterazione dell'habitat, eccetera. In questo rusce ruscello ce n'erano alcuni individui di colore blu. Qua ne vedete uno normale a sinistra e uno blu. E questa colorazione blu è probabilmente legata a una mutazione genetica. Eh, C'erano già altre segnalazioni di animali di questo tipo proprio. Eh, in, uh, in Europa, però singole, invece in questo ruscello c'erano vari individui, cioè comunque cercando se ne trovavano abbastanza di colore blu. E evidentemente è un ruscello un po' isolato in cui non ci sono molti gamberi, e quindi il fatto che si incrocino tra loro mantiene questa mutazione. Eh, questo è un pescetto che c'era nello stesso eh, ruscello, era un. Praticamente c'erano queste due specie, non c'erano grossi pesci, eh, quindi l'assenza la, di grossi predatori potrebbe essere uno dei motivi per cui si mantiene quella mutazione azzurra, perché ovviamente è molto più visibile ai predatori un animale blu rispetto a un animale marrone. Però animali veramente incredibili, eh, questa foto non ha colori modificati. Cioè, dal vivo tu lo vedevi proprio di quel colore lì e sembrava uno di quei giocattoli per bambini, mm. no? Sembrava mm. un. Uh, un, uh, un action figure, quindi uno di, di, di quegli animaletti che si danno ai bambini di plastica per, per giocare. Però era assolutamente vero ed è stato uno degli animali più pazzeschi che io abbia mai fotografato. In particolare, questo individuo qua, che era il più grosso che ho visto blu, era veramente incredibile, veramente bellissimo. Arrivando ad animali più appetibili per il grande pubblico, <ride> avete già parlato di, di rapaci notturni, quindi vi dico solo due cose, giusto per, uh, per raccontarvi la mia esperienza. Questa è un assiolo, normalmente i rapaci notturni vengono fotografati di notte eh, con il flash, è una um, tecnica che non arreca grande disturbo se non è fatta al nido e così via, o fatta troppe volte sullo stesso individuo, però... Eh, non è una tecnica che mi piace molto dal punto di vista anche proprio della resa finale, mentre io amo molto fotografarli durante il giorno. Certo, di giorno magari sono più difficili da trovare. Eh, I guffi comuni sono eh, quelli più semplici, perché in inverno loro si radunano eh, su alcuni alberi prestabiliti eh, in gruppi, quindi magari su alcuni alberi vicini ci sono 50-60 guffi tutti assieme, e questi alberi in inverno sono spogli, quindi sembra un po' l'albero dei gufi con tutti questi rapaci sopra. E Spesso sono anche in città proprio, quindi spesso anche in ambiente urbano si possono trovare queste situazioni dove loro poi hanno tanto da mangiare e, e in, questi, in queste condizioni mi, mi piace fotografarli di giorno spesso contestualizzati, quindi vedete in questo caso sono stato fortunato perché c'era un eh, gufo che era ben visibile su, su un albero con un ramo pulito, con le foglie gialle, perché era l'inizio dell'inverno, non erano ancora cadute, e quindi con un cielo nuvoloso sono riuscito ad avere questo effetto proprio del, della chioma dell'albero con tutte le foglie gialle a sfondo, a sfondo bianco. In altro caso, eh, invece, c'era una betulla, quindi la betulla che è molto elegante, con la corteccia bianca, eccetera. Eh, purtroppo queste betulle sono state completamente tagliate quindi ora i gufi non ha, hanno dovuto cambiare posto eh, anche questi erano in ambiente urbano eh, bisognerebbe avere un po' più di sensibilità da questo punto di vista eh, però ecco questo roost quindi questa questo, quest aggregazione invernale il termine tecnico è roost è proprio eh, una situazione carina in cui si possono fare delle foto ovviamente sempre senza disturbare però siccome spesso sono in ambiente urbano se uno semplicemente Passa sotto a una certa distanza e fa due foto. Loro ti ignorano completamente, diverso è andare a, eh, sotto l'albero, cioè troppo sotto, e, e così via. Questa è una foto non in bianco e nero, giusto? Questa è una no, foto no, è a, color colori. Eh. È a colori si vede Interessante, mh, anche questo. Sì, è, è fatta in maniera sovraesposta, si dice, cioè molto più chiara del dovuto per avere il cielo completamente bianco, senza parvenza di nuvole. E poi si vedono i dettagli della, della corteccia della betulla che è di per sé un po' bianca e nera, mentre il, il gufo è sul marroncino molto chiaro. Quindi sembra un po' in bianco e nero, ma non lo è. Eh, sì, era, era la resa che volevo, un po' grafica, insomma, certo. di, questo, di questo albero qua. Hai fatto bene a dirlo perché non l'avevo non l'avevo specificato. E un altro animale che ho fotografato di giorno tra i rapaci notturni e che non è facile da vedere, questa è una delle sole due volte in cui l'ho visto, eh, due situazioni, perché poi li ho visti più volte, questi, ehm, è l'allocco. L'allocco spesso sta all'interno delle cavità degli alberi di giorno, quindi è un po' più difficile da vedere, però in inverno senza le foglie sugli alberi eh, può capitare, questa per esempio è fatta in novembre, e quindi non c'erano già foglie e praticamente eh, anche qui ho deciso di stare più lontano e di avere un'inquadratura più ampia per mostrare l'allocco che vedete qua in alto a destra, lo stesso della foto prima con il suo albero e la nebbia, perché era quello che volevo restituire, cioè il senso del luogo, il senso eh, del. Um... Del, dell'ambiente dell'allocco e l'allocco lì piccolino che sporge dal suo buco nell'albero quindi questo è quello che voglio restituire un po con le mie fotografie il legame tra l'animale e il contesto a volte fai un ritratto sono incontri fortuiti perché comunque questo è il moscardino mi è capitato di vederlo solo una volta in, in, in natura di giorno ed è un animale Tipo il ghiro, però più piccolo, tendente all'arancione, quasi, lo vedete? Nocciola molto carico. E questo stava a circa due metri di altezza sopra una piccola quercia. E pensava di essere un po' al sicuro perché praticamente. Pensava di essere irraggiungibile, ma se gli avessi allungato la mano sarei arrivato alla sua altezza, ovviamente. No, e quindi sono riuscito a fargli un paio di foto macro. E poi lui è sceso ed è entrato in un cespuglio, quindi l'ho perso subito di vista. Ho solo praticamente questa fotografia qua e un paio d'altre della stessa raffica, della stessa sequenza. Sono incontri fortuiti. Un altro incontro fortuito che ho avuto è stato quello col gatto selvatico. L'ho visto più volte, ma questo in particolare è stato un incontro proprio casuale. Perché io l'ho incontrato mentre stavo guidando. Eh, quindi avevo la macchina fotografica di fianco e eh, quando ho accostato, poi in realtà, nonostante una parte del mio cervello dicesse che quello era un gatto selvatico, l'altra parte diceva: Ma non è possibile che abbia attraversato e si sia seduto a 6-7 metri da te e ti stia guardando, perché poi è rimasto a 10 minuti lì, no? Eh, e quindi, i primi momenti ero con un mio amico, lui fotografava io neanche l'ho fotografato perché ero lì che ridevo. Poi a un certo punto ho detto, beh, due foto gliele faccio. Quindi ho fatto un paio di foto uguali a quelle del mio amico, perché sembrava una statua di sale questo gatto, cioè è rimasto immobile così. E. E poi ha cominciato a nevicare e lui è entrato dentro questi cespuglietti, e quindi non è scappato assolutamente nonostante appunto non fosse lontano da, da noi. Eli vedeva, cioè, vedeva anche la vostra macchina in un certo senso, no? Non era sì, spaventato assolutamente no. Sopra. No, no, gli animali selvatici spesso non sono spaventati se sei in macchina perché non considerano la macchina come una minaccia. Lo sappiamo benissimo dai safari in Africa: tutti vanno dalla macchina e vanno vicinissimi agli animali perché gli animali non scappano. Eh, anche in Italia funziona così. Ovviamente non è che bisogna inseguire gli animali o cose del genere. Eh, lui ha attraversato a più di 50 metri eh, mentre io stavo guidando e quindi l'ho visto solo che attraversava e saltava sul muretto. E quando sono arrivato lì, lui ha camminato un pochino e poi si è seduto e quindi io dal finestrino poi ho fatto le fotografie. Ehm... Quali sono i caratteri per riuscire a distinguere un po' il gatto domestico? Beh, vi faccio vedere un, un gatto domestico un po' simile per confronto. Innanzitutto c'è una stria nera, una striscia nera lungo tutta la groppa che parte dalla nuca, praticamente dal collo anzi, e arriva all'attaccatura della coda. La coda è larga a clava, quindi è, è allargata in punta con degli anelli separati. Mentre la coda dei gatti domestici spesso è uno spaghetto, cioè è tutta larga uguale e abbastanza sottile. E il rinario, quindi il naso, ha una riga nera qua sopra, molto diffusa nei gatti eh, selvatici, e poi una serie di altri caratteri: nero sotto le zampe, le strie sulla, sulla nuca e così via. Che in questa foto qui non si vedono, ma che poi lì, quando ho camminato per andare nei cespugli, eh, nelle altre foto avevamo. E, Normalmente serve la genetica per avere la certezza assoluta, però avevo mandato queste foto a diversi esperti e così via, e tutti hanno confermato che non aveva niente di anomalo e che quindi eh, non si può neanche dire che magari era un ibrido, era un gatto selvatico a tutti gli effetti. Quindi sicuramente un incontro indimenticabile con questo fantasma dei, dei boschi. Eh, in generale, però, per fotografare questo tipo di animali eh, io... Eh, come caprioli e così via, eh, faccio gli appostamenti. Gli appostamenti cosa sono? Semplicemente eh, vestirsi così, un, in maniera molto buffa, <ride> da cespuglio eh, al mattino presto, quindi all'alba o al tramonto, in zone molto panoramiche, quindi pascoli, versanti esposti e così via. Eh, mi mi vesto in questo modo per cercare di non disturbare gli animali, di non farmi vedere e far sì che loro si comportino normalmente e che quindi eh, si lasciano fotografare. Tra l'altro, qua. Ho fatto questa foto in modo che si capisse qualcosa quindi normalmente sono ancora più nascosto, però non si vedrebbe niente. E allora ho dovuto fare una foto una via di mezzo, insomma, per far capire sì, che sì. cosa succedeva. A volte poi mi addormento, anche io sono sicuro che, eh, siccome a volte fai magari dieci giorni a svegliarti prestissimo, soprattutto quando fa, fa chiaro eh, molto presto, alle quattro e mezzo, alle cinque del mattino, eh, capita che ogni tanto perdi un po' l'attenzione. E, e quindi ti, ti addormenti? Sono sicuro che passano 2000 cose mentre, <ride> mentre sto dormicchiando o perdo un attimo la concentrazione perché è sempre così. E, mi è capitato varie volte di essere, tra virgolette, aiutato dai cani da pastore, dai cani da guardiania perché eh, questi grossi cani bianchi. Sono molto diffusi, soprattutto in Italia centro-meridionale, eh, che sono un valido strumento per proteggere il bestiame dall'attacco dei, dei predatori selvatici. Segnalano immediatamente la loro presenza e, quindi, eh, loro non abbaiano per un capriolo o per un cervo, ma quando abbaiano è sempre per qualche cosa di sensato eh, in termini di pericolo per il per gregge o, o le vacche e così via. Quindi. Eh, o una persona o un altro cane oppure se sei in zona un orso, un lupo e così via. E per quanto riguarda i, 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 questi ambienti, quindi la possibilità di vedere un cervo non è segnalata da parte di questi cani, però mi è capitato varie volte di essere a camminare, sentire i cani che abbaiavano e poi rendermi conto che loro stavano abbaiando a un lupo o a un orso e quindi riuscire a fotografarlo proprio grazie alla presenza di questi cani che segnalano. Il lupo eh, se ne parla tantissimo tutti i giorni, soprattutto sui social e così via: eh, praticamente è in grande espansione. Ormai non c'è nessuna zona in cui il lupo non è presente. Poi possono essere animali in dispersione o nuclei stabili, però il lupo. È arrivato dappertutto, ad eccezione delle isole, e mh, grazie, lo, lo ricordiamo, non a una reintroduzione o a liberazioni, ma sulle proprie zampe, cioè grazie alle sue capacità di dispersione e all'aumento della copertura boschiva, all'introduzione degli ungulati come i cinghiali, che sono le sue predelettive, e così via. Ne parleremo magari in un'altra occasione, però ecco. Dal punto di vista fotografico, un animale fantastico, perché è estremamente fotogenico, spesso, poi se c'è più di un lupo, fanno dei comportamenti, delle interazioni, mi è capitato varie volte di vederli, e quindi eh, molto interessanti da vedere anche solo col pinocolo, eh, oppure da, da ricercare in situazioni fotogeniche, in questo caso aveva nevicato tutta la notte, loro... Eh, si erano messi a riposare al mattino in questa radura proprio perché appena smetti di nevicare se sei all'aperto, allo scoperto, non, non ti bagni ancora se invece rimani dentro il bosco comincia a cadere la neve dai rami e continua a bagnarti, quindi loro erano fuori e poi a un certo punto hanno preso e sono entrati proprio dentro questo bosco che sembrava eh, incantato, sembrava ricoperto di pizzi e di, di, di merletti e una delle scene più assurde che, che io abbia vista è questa con... Questo cavallo che stava brucando e questi tre lupi, se ne vedono due, ma erano tre, che sono arrivati di corsa verso il cavallo e il cavallo li ha guardati e ha continuato a brucare perché, infatti, loro sono passati a 10 metri e non l'hanno neanche considerato. Notate le orecchie basse e la colla bassa dei lupi che stanno correndo eh, a tutta birra perché? Perché 30 secondi dopo dal bosco sono usciti altri sei lupi, di cui qui ne vedete cinque, che inseguivano quei primi tre che avevano invaso il loro territorio. E vedete il cavallo mi fa troppo ridere perché il cavallo che sa interpretare benissimo le reazioni dei predatori e i loro comportamenti ha capito che non erano in caccia e quindi se ne è fregato totalmente e gli sono passati nel giro di 30 secondi nove lupi a 10 metri di distanza e lui se ne è fregato totalmente, mi ha fatto morire sì. dal ridere. sì, sì. E A sinistra ci sono due giovani dell'anno. E anche quello dietro più quello che non era inquadrato erano giovani dell'anno, mentre al centro ci sono i due riproduttori, quelli che una volta erano chiamati alfa, eh, il maschio è questo qua, e invece la femmina è questa. E vedete come le posture siano completamente diverse rispetto ai lupi precedenti. Cioè, questi sono molto baldanzosi, coda dritta, pelo dritto, e stanno facendo più una marcia che un inseguimento vero e proprio. Poi se riescono a prenderli, li, li mazzuolano, a volte si uccidono tra loro e così via. Però. Mm. Ehm, in generale, era un, uh, un comportamento territoriale per scacciarli, semplicemente perché quelli avevano un bel vantaggio in termini di distanza, quindi stavano scappando molto veloce, secondo me stanno ancora correndo, ma in realtà erano proprio uh, cioè, quella era la situazione. E dove ti trovavi la... Marco? Scusami, in che, in che zona? Sempre in Italia? Sì, sì, sono tutte fatte in Italia queste immagini è il parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise quello. Okay. E dove tra l'altro sopravvive una delle ultime popolazioni, cioè l'ultima popolazione di orso marsicano, una sottospecie dell'orso bruno, il nucleo centrale proprio sta lì, poi c'è qualche individuo che esce e va verso il Sirente Velino, come in questi giorni abbiamo visto purtroppo con l'attraversamento dell'autostrada cosiddetta dei parchi. E, oppure vanno verso la Maiella, il Parco del Gran Sasso, insomma ci sono individui fuori parco, però il grosso di, di questi ultimi 50-60 orsi rimane eh, lì e a volte ci sono degli individui che. Praticamente eh, vanno nei frutteti per mangiare le mele o, o le pere, anche negli orti, nei giardini delle case, e quindi eh, può capitare di incontrarli in queste situazioni. L'importante è non disturbarli assolutamente, non inseguirli con i fari per fare le foto, non andare troppo vicino perché sono comunque degli animali selvatici di grandi dimensioni. Anche se l'orso marsicano è molto mansueto, in realtà è comunque un orso, quindi non bisogna... Ehm, provocarlo o comunque arrecare stress perché eh, sono pochissimi e, e spesso gli individui che vanno dentro i paesi sono femmine, a volte anche con i piccoli, e quindi può essere che nello scappare si facciano male, finiscano sotto un'automobile, cadano da un muretto, rimangano incastrati in una recinzione. E poi anche il fatto di mangiare con lo stress delle persone che continuano a inseguirli eh, non è propriamente il massimo, cioè tendono a accumulare meno grasso e questo nell'inverno può essere poi un, un problema. E uno degli incontri più speciali che ho fatto è stato con, con un orso che mi ha attraversato la strada in questo punto eh, in cui praticamente lui stava andando nel bosco, arrivava dal paese e c'è un murales. E questa foto racconta un po' del rapporto uomo-natura perché abbiamo l'orso dentro il paese e questo già è l'emblema del selvatico dentro l'emblema dell'urbano, dell dell'antropizzato poi abbiamo un murales qua che eh, mostra Rihanna quindi la cantante con un copricapo indiano e eh, spero che possiate apprezzare, o comunque poi ve l'andate a vedere sul mio sito eh, o su Google, la trovate e una testa di lupo e una testa di aquila e quello lì, io ho sentito l'autore bravissimo di questo murales mi aveva raccontato che questo è eh, per lui era il rapporto tra l'uomo e la natura e in più eh, qua c'è una serie di poster con un lupo e una lince che parlano dell'ecoturismo, un'altra forma di rapporto tra l'uomo e la natura. Quindi eh, mi era piaciuto un po' il cerchio che si chiudeva dell'animale vero. Qua ci, in questa foto ci sono tutti e tre i, predatori, i grandi predatori italiani, mm. cioè l'orso, il lupo e la lince, anche se due sono figurati ovviamente. E, e quindi mi, è una foto che eh, utilizzo per parlare di questa problematica, di questi orsi che vanno nei paesi. E che non, non, non se la passano bene proprio per una serie di, di problemi, di rischi che loro corrono. Quindi l'orso che sta fuori dai paesi, sicuramente è un orso che vive meglio e eh, più al sicuro rispetto a quelli che eh, vanno nei paesi. Normalmente questo lo fanno perché, e poi chiudo per non annoiarvi ulteriormente: lo fanno perché eh, in zone di alta densità di orsi. Eh, I giovani vengono relegati nelle aree meno idonee o comunque nelle aree eh, più antropizzate e quindi alla fine se si abituano ad andare a mangiare le mele in quell'orto continueranno ad andarci perché poi eh, sono animali comunque eh, opportunisti se c'è un, un orto pieno di mele grandi così, è inutile dire che non è attirato, sicuramente è attirato, però eh, in condizioni di densità bassa è molto più difficile che succeda questa cosa è che ci sono gli orsi sono aumentati effettivamente grazie agli sforzi del parco e alla conservazione il problema è che la maggior parte sono tutti lì e quindi con alte densità alcuni eh, finiscono per gravitare sempre attorno ai paesi e alla lunga poi entrano quindi l'ideale sarebbe la creazione di corridoi che permettano la dispersione effettiva ed efficace verso le aree protette attorno e in questo modo poi si riduce un po' la, la pressione di densità sul parco nazionale d'Abruzzo e si riesce ad avere nuclei separati di orsi eh, attorno e che le femmine vanno poco in dispersione cioè le femmine tendono a rimanere dove nascono e quindi eh, questo è un problema noi di, diciamo che in peppina we trust cioè peppina è un'orsa che <ride> se n'è andata sulla maiella e che ha fatto i, i suoi piccoli lì e quindi speriamo che poi quei piccoli gravitino sempre lì e che si formi un nucleo in quella in quella zona perché poi i maschi come segnalazioni, sono arrivati fino alle Marche, addirittura. I maschi vanno in dispersione, cercano, cercano, però se non trovano femmine, alla fine ritornano sempre verso eh, il parco nazionale d'Abruzzo. Certo. Quindi questa situazione di alta densità è una delle cause eh, che può portare agli orsi nei, nei paesi. Comunque sono pochi, sono sei o sette quelli che lo fanno eh, più o meno regolarmente. E per brevi periodi, ehm, però eh, appunto, nonostante si leggano eh, interviste eccetera su internet, opinioni varie, sui social e così via, eh, non è legato alla mancanza di cibo in montagna. Ecco, questo è quello che volevo eh, precisare. Eh, ringrazio per l'attenzione. Adesso, magari, se c'è qualche domanda la possiamo recuperare o certo, qualche no, siamo, osservazione. Certo, certo. No, siamo noi che ringraziamo te, Marco, perché effettivamente è stata una, una bella panoramica da, dall'acqua all'aria te all alla terra. Quindi, animali un po' di tutti gli ambienti. E animali che effettivamente, come dici tu, eh, diciamo con cui ci si può imbattere tutto sommato non, non troppo difficilmente. Ecco, non c'è forse bisogno di andare a fare eh, lunghi appostamenti. Perlomeno non, non per tutti. Ehm, allora, eh, io ho visto una domanda, una simpatica, cioè più che una domanda è un'osservazione. Eh, di Giovanni Fontana, che dice forse si riferisce a quando hai parlato gatto del gatto selvatico. selvatico. E dice: Il mio gatto ha le zampe nere potrebbe voler dire qualcosa, <ride> potrebbe essere un parente del gatto selvatico. O c'è qualche è... particolare che dobbiamo <ride> eh, guardare? Beh, guarda, sicuramente è un gatto domestico il suo e la, diciamo che per identificare il gatto selvatico, come abbiamo visto, c'è tutta una serie di caratteri che vanno presi nel complesso e poi la genetica è quella che ha l'ultima parola. Le zampe nere sotto possono essere diffuse in gran parte dei gatti che somigliano un po' al gatto selvatico anche in. In, eh, in cattività, insomma, in casa e così via, però a tutti gli altri caratteri nel complesso un gatto domestico normalmente non, eh, non li ha. E, è da dire che, comunque, eh, spesso quando incontri il gatto selvatico lo incontri di sfuggita e così via. Quindi non è sempre facile da una fotografia o da un incontro dire era davvero un gatto selvatico. Quindi è sempre la, la genetica che ha l'ultima parola, sicuramente. Eh, senti, poi è arrivata una, una domanda da, eh, via WhatsApp. E ero curioso di sapere se tra tutte le foto che lei ha scattato è legato particolarmente a qualcuna, magari attraverso qualche, eh, qualche esperienza personale. Andrea Scalogna del, eh, dell'Istituto Fermi di Mantova. Grazie, Andrea. Beh, è difficile dire se è legato più a una o più all'altra, perché a volte in realtà mh, le le situazioni a cui sei più legato sono quelle in cui non hai fatto la foto perché non sei riuscito e quindi sono quelle che ti rimangono più impresse no? cioè un sacco di situazioni in cui perché avevo finito il rullino ai tempi o perché eh, è stato troppo veloce avevo l'obiettivo sbagliato eccetera non sono riuscito a fare la foto e quelle lì me le ricordo molto bene sicuramente perché ti rimangono lì hai la foto nella testa ma la foto non l'hai fatta Ah, tra quelle che ho fatto vedere i gamberi blu sono belli, per esempio quelle dei protei eh, delle salamandre bianche cioè, che in grotta non sono delle foto particolarmente belle, però il fatto di andare in grotta, fare l'immersione e così via è stata un'esperienza molto molto affascinante. Quindi quello che comunica a me l'aver fatto lo scatto è diverso da quello che arriva poi a chi guarda lo scatto, no? perché magari la foto non dice niente. Però io ho fatto una fatica boia per farla o viceversa, non ho fatto nessuna fatica, però è la foto che funziona meglio di tutte. Quindi dipende, dipende tantissimo da, da un sacco di, di fattori. Una delle mie foto preferite è quella che si vede nello schermo che sto condividendo adesso ed è quella del, del polpo. Vi ho detto che i cefalopodi sono eh, tra i miei animali preferiti. Quella sì. foto lì, che farà copertina alla mia pagina Facebook, che è Marco Colombo, naturalista e fotografo, è una delle mie preferite perché il polpo praticamente era allo scoperto, era molto grande e si è avvicinato di proposito e ha cominciato ad allungare le braccia, come si fa adesso per salutare con il gomito. Sì, <ride> è proprio quella postura lì, no? Si vede un po', sì, le, ci sono due braccia vede, che stanno facendo vede, sì, così. Sì. E ha cercato di toccare lo blow della mia macchina fotografica. Eh, quindi questa è una di quelle più simpatiche che, che mi ricordo, anche perché in quell'immersione abbiamo trovato anche un drone, quindi eh, l'abbiamo tolto ovviamente perché alla lunga inquina, però era un drone tipo da 1500 euro che qualcuno eh, ha perso in mare e <ride> che abbiamo trovato Fazzesco. sul fondo. Ci cioè, hai sì, trovato sì. sul fondo del mare un drone, quindi sì. è caduto probabilmente a qualcuno che non, non riusciva più a governarlo. Sì, magari si è scaricata la batteria per dire, oppure mh, è andato troppo lontano e ha perso certo. il segnale perché era alla base di una scogliera. E Quindi può essere che facendo le riprese sul mare o col vento anche sia caduto e era completamente inutilizzabile. Era, era marcio, però l'abbiamo rimosso ovviamente perché certo. eh, va, va ad inquinare. Quindi giusto per dire. Ehm, che eh, se vi interessa, poi potete seguire la pagina Facebook dove posto regolarmente aggiornamenti e così via. Poi, per chi fosse interessato, l'ho accennato prima, tengo diversi corsi online sia di biologia degli animali, quindi cetacei, pipistrelli, orsi, lupi, serpenti, biologia marina e così via. I prossimi vi ho detto che saranno eh, i nudi branchi e entomologia, quindi insetti di ogni tipo e saranno live quindi ehm, ci sarò io come ho fatto quest'oggi appunto a parlarne invece tutti quelli vecchi si trovano registrati on demand e quindi se uno poi vuole può mandarmi una mail per avere delle risposte ad altre domande che sono venute in mente anche per quelli di fotografia. E da ultimo, tu citavi il libro Paesaggi bestiali. Ecco, infatti, sì, sì. È, è il mio ultimo libro eh, in attesa del prossimo. Ed è un libro che parla dell'importanza della conservazione degli ambienti naturali. Ed è un, uh, un libro che appunto mostra gli animali contestualizzati, un po' come vi ho raccontato prima. Ci sono alcune delle immagini proprio che abbiamo visto, come il gatto selvatico. Questa è spettacolare, veramente. <ride> sembra che ti stia proprio guardando, sembra che abbia capito che volevi fotografarlo. No? È eh, que questa è una di quelle famose foto zero fatica e, <ride> e tanta resa nel pubblico, perché non ho nessun merito per questa foto. Però è una di quelle che, eh sì. che mi ricorda, è, sai quella funziona? foto del National Geographic, quella famosissima. Della, della ragazza con gli occhi verdi col con, ah, sì. con quella specie di turbante. Sembra un quella po' quella di vero. Steve McCurry, ecco, bravissimo esatto. Sì. Però vedo che insomma va un po' in parallelo. Sì, C'è una domanda, tra l'altro, a questo proposito, sì. tieni pure la foto. Le foto del, teniamo pure le foto del libro. Sì. Ecco di Lavigna Romano che chiede sì. eh, preferisci fare le fotografie eh, agli animali di mare o di terra e anche questa è una bella domanda eh. è come scegliere tra figli e figliastri <ride> eh, è difficile dire, diciamo che sott'acqua comunque eh, ci sono molte molte più complicazioni nel fotografare eh, però fotografare sott'acqua ti apre un mondo completamente, completamente diverso, quindi in realtà probabilmente se potessi scegliere sott'acqua Uh, passerei più tempo, è eh, che purtroppo eh, eh, il mio lavoro è molto variegato e quindi non ho sempre possibilità di essere in mare a fare foto per, per, per poi usarle per le conferenze e così via. E quindi in realtà se potessi passerei molto più tempo sott'acqua di quello che, che passo attualmente. Sicuro, quindi oh, se proprio dovessi, dovessi scegliere qualcosa tra i due con la pistola alla tempia ti direi sott'acqua preferisco però è molto più complicato che fuori dall'acqua quello è sicuro e anche meno creativo perché hai molte più limitazioni tecniche certo senti io ti volevo fare invece una domanda personale mi è capitato spesso di vedere cervi volanti quindi torniamo indietro proprio all'inizio della tua presentazione non interi semplicemente la testa con le mandibole che si aprono e si chiudono quindi è una cosa che fa un po' impressione. No? Parlavamo di animali fantastici, sembra una cosa eh, quasi horror. incredibile, horror, e invece, però, eh, ha una sua spiegazione no? tutto, tutto questo ed è normale tra virgolette, qui a sì, Fontana ci capita, scusami, ci capita sì. abbastanza spesso. Non so se tu conosci la zona, però ecco, è uno degli ultimi lembi proprio di foresta planiziale padana per cui i cervi volanti, almeno insomma fino a qualche anno fa, se ne vedevano abbastanza. E proprio sì. capita in certi di vedere solo la testa con questo movimento continuo di apertura e chiusura delle mandibole. Sì, conosco molto bene perché ho fatto la tesi lì. Ehm, ah. Ho fatto la tesi sulle vipere, quella triennale. E, ah. è, è un posto molto bello e che consiglio a tutti di visitare quando si potrà. E, diciamo che sì, è normale perché. Ci sono, è normale da due punti di vista, il primo è la dinamica per cui li trovi così, eh, vengono mangiati soprattutto dai corvidi, quindi gazze, cornacchi, eccetera, che tendono a mangiare solo l'addome e scartare tutto il resto perché comunque è tutto esoscheletro, poco nutriente sì, sì. e quindi lo scartano. E, perché invece rimangono vivi? Perché il sistema nervoso degli, degli insetti è un po'... Decentralizzato, e quindi comunque loro continuano a rimanere vivi anche se manca metà del corpo e continuano a muovere le mandibole. Eh, se vogliamo, rincuorante il fatto che finora tutti gli studi che hanno lavorato in questo senso negli insetti hanno dimostrato eh, che non sembrano provare dolore, cioè non sembrano avere eh, dei sensori, dei recettori del dolore, ma solo dei recettori che permettono di allontanarsi, per esempio, da una fonte di calore o se vengono toccati. Mm. Però in teoria, per quello che sappiamo ora, un cervo volante a metà mangiato da una gazza, anche se ancora vivo, non prova dolore, se ci può consolare, insomma. Però normalmente certo. sono, sono a metà, cioè sono a fine corsa comunque. Sì, sì, è chiaro, dura poche ore, insomma, questo movimento, sì. però, però eh, in qualche caso è, è possibile trovarlo. Sì. E a proposito di cervi volanti, c'è la domanda di Jimmy Wu che chiede, in Italia ci sono due specie di cervi volanti, vero? Sì, ce ne sono due, una è il cervo volante che ho mostrato io prima, cioè il Lucanus cervus eh, classico che è distribuito in tutto il nord Italia fino circa all'altezza del Lazio, più o meno, ed è quello che diventa di maggiori dimensioni, mentre c'è un'altra specie che è il Lucanus tetraodon eh, in cui i maschi comunque non raggiungono mai le dimensioni, eh, degli altri e si distingue per il numero di eh, lamelle nelle antenne, la posizione dei denti sulle mandibole, sono cose un po' da specialisti e quello normalmente è presente dal Lazio in giù, c'è cioè un'area di sovrapposizione però sono quasi separati, all'eccezione di qualche sito nel nord Italia, per esempio nel Parco del Ticino Un'altra domanda sul pesce San Pietro, sì. eh, quando hai fatto all'inizio. Eh, Come hai fatto a fare la fotografia, posto che tu eri da questa parte, la luce da dove veniva? Sì, allora lì siccome magari questa se puoi, è... se riesci a farcela sì. rivedere così per chi magari se la... La recupero, pensa, aspetta. Ecco, se ce la fai a recuperarla. Certo, questa. Questa qua. Esatto, esattamente. Allora, questa qua è una foto che io avevo pensato, perché se ricordi prima avevo detto che ho visto il pesce mentre tutti lo fotografavano tranne me, eccetera, ed era sempre notte e ho visto che mentre lo fotografavano lo illuminavano e io ero dall'altro lato e ho notato che si vedeva la radiografia. E quindi ho covato questa inquadratura per anni per poi andare a, a realizzarla. Quindi ho pensato come farla, cioè di proposito mi sono organizzato e allora sono andato con un mio amico e ci siamo organizzati con una luce telescopica lunga per cui lui lo illuminava stando dal lato opposto però non si vede il mio amico nell'inquadratura perché è notte certo, quindi sì, si vede solamente la luce tra l'altro non sembra quasi neanche una, una luce artificiale no? sembra quasi una cosa, una cosa naturale e naturalmente la sagoma non, del, tuo, del tuo collega non, non si nota sì, era, era, molto, cioè era un metro e mezzo più indietro certo. e quindi nel buio della notte non si vedeva eh, il video degli orsi inseguiti eh, adesso ne girano parecchi. È capitato anche a me di vederne diversi sui social. Un sì. po' forse le persone sono attratte dal fatto di poter eh, così, osservare degli animali così grossi, selvatici anche eh, in un ambiente che non è necessariamente quello de del bosco. Ecco, li trovano sotto casa. E mi è capitato di vedere anche personalmente dei, dei video di inseguimenti, cioè vado. Proprio dietro all'orso col cellulare, per magari in macchina o magari non lo so, col motorino per, per cercare di mantenere il contatto visivo, di fotografarlo, farlo, metterlo sui social, eccetera. Quanto può essere mh, corretto, scorretto e rischioso non tanto per l'uomo quanto per l'animale? Un po' ci hai, già, ci hai già detto, però ecco, credo sia bene ribadire il concetto che in questi, in questi casi eh, chi ne fa le spese forse sono più gli animali che non, eh, che non il. Rischio per, per gli esseri umani di essere rincorsi. Non so, tu che esperienza hai in merito? Sì, sono sicuramente gli animali ne risentono e le persone non ne risentono finché non capita qualcosa, è sempre eh certo. quella la, la cosa. E purtroppo ci sono vari video, eh, credo che ce ne sia uno nuovo proprio di ieri, di quell'orsa con i quattro piccoli. Eh, che ha varcato l'autostrada ed è andata nella zona del Sirente Velino e anche lì penso che, che abbiano fatto qualche cosa perché eh, da un lato è bello che le persone vogliano vedere gli animali però dall'altro lato bisogna mettersi dei paletti e dire oltre questo non vado, oltre questo non faccio eh, perché ehm, ci sono veramente dei problemi cioè, una persona con un minimo di buonsenso non si mette a rincorrere un orso col cellulare per fargli le foto cioè, orso persona rincorrere un orso, magari con i piccoli è la cosa più stupida del mondo e se pensiamo a quelli in macchina i rischi sono tanti eh, un rischio è sicuramente quello di investire l'animale in perché L'animale non è che fa quello che gli dici tu, cioè, se anche lui sta correndo nella tua stessa direzione, potrebbe frenare all'ultimo, scartare, e quindi lo, lo investi, lo investi tu stesso che stai facendo il video. Poi, senza parlare del fatto che spesso chi guida sta anche facendo il video, quindi è ovviamente ecco. una sanzione doppio stradale, rischio. doppio <ride> rischio, ma poi. Quell'orso può cercando di, quell'orso o qualunque altro animale, cercando di sfuggire al pericolo imminente dell'auto del nemico che lo sta inseguendo, si butta oltre un muretto, si butta oltre un ponte e, e cade giù. Si fa male perché nel, nel cercare di uscire dalla carreggiata. Fa la prima cosa che capita, cioè scavalcare un muretto, ma magari dietro ci sono 10 metri perché è, un, è, un, è una diga, per dire, no? Certo. Eh, quindi questo è un altro problema: può comunque inciampare, ferirsi e così via. Un'altra cosa che può succedere è eh, che puoi incrociare un'altra auto o una moto che arriva dall'altra direzione, quindi provocare un incidente nell'altro senso da una persona che arriva e che non sapeva che c'era l'animale. Eh, puoi incrociare una persona a piedi, cioè tu stai inseguendo un orso, quindi mettendolo sotto forte stress e questo magari sulla sua traiettoria in una strada stretta. Trova una persona a piedi e quindi potrebbe interagire in maniera aggressiva con quella certo. perché è stressato da te che lo da stai dietro, inseguendo. Certo. Ci sono poi tante problematiche, co orse con i piccoli. Proprio nel parco nazionale d'Abruzzo, l'anno scorso c'è stata questa femmina che è stata inseguita in auto e aveva i piccoli, aveva tre piccoli, e praticamente ha, per sfuggire all'auto ha scavalcato una recinzione. Un piccolo è riuscito. A scavalcare gli altri due, no. E quindi Infatti. lei è andata via e si è persa due dentro il paese. Pazzesco. La sera dopo. C'è proprio il commento di Maria Cristina Solza: proprio che. Eh. testimonia a questo avvenimento mm. esatto è questo, praticamente eh, la sera dopo c'erano questi due piccoli eh, nel, um, nei vicoli del, del paese che ancora cercavano la mamma si erano nascosti da qualche parte durante il giorno e eh, a loro volta sono stati ulteriormente separati per cui poi le osservazioni dei tecnici del parco bravissimi hanno permesso di verificare una settimana dopo che uno si era ricongiunto alla mamma che quindi aveva due piccoli Perfetto. ma il terzo non è mai stato ritrovato, quindi siccome ci sono cani vaganti nei paesi, eccetera, magari è stato ucciso dai cani, eh, perché un orso di quella taglia è, è veramente piccolo e quindi può essere benissimo ucciso dai cani senza, senza problemi. E quindi ci sono tanti, cioè se, se tu hai 50-60 orsi e un piccolo te lo perdi così, è veramente stupido. Certo. Eh, sono problemi di conservazione anche questi. Certo, infatti come sottolinea eh, il Parco Regionale Olio Sud e credo di avere... Presente chi ha scritto questo messaggio, <ride> bisognerebbe sempre avere rispetto e non avere come prioritario il desiderio no, di rendere pubblico sui social quello che, tu, che ti è capitato, che di per sé come dicevi tu è anche una bella cosa perché comunque testimonia una, una certa sensibilità, una certa passione, però se non c'è dietro come dire, la consapevolezza del rischio al quale si espongono anche gli animali con questo nostro comportamento, allora viene vanificata anche l'intento diciamo, eh, così. Mh, benefico che avrebbe il, il pubblicare queste, queste foto senza contare per... che poi magari cioè, si, si lascia capire dov'è il posto viene attirata magari altra gente e, e, e combina ancora più disastri diciamo che non uh, si è... sì, sicuramente non postare in diretta cioè se tu fai un'osservazione interessante la puoi mandare la devi anzi auspicabilmente mandare agli esperti se è un parco la mandi al parco e così via così hanno un dato hanno un una segnalazione magari di una situazione sensibile e così via. Però quello che io dico sempre anche durante i miei corsi è che eh, postare una foto in diretta, quindi faccio la foto e la metto subito su Facebook e su Instagram, vuol dire se il posto è riconoscibile o scrivo dove è il posto, ovviamente attirare tutta una serie di altre persone che non sempre sono o preparate o rispettose e questo certo, eh, certo. Va, va da sé. E, ehm, e poi c'era un'altra cosa che volevo dire eh, riguardo a questo, quindi no, beh, aspettare appunto a, a postare sicuramente è importantissimo. Eh, ci sono altri commenti sempre di Maria Cristina Solza che dice: Penso che si stia espandendo troppo anche lobby delle videotrappole, eh, tanti puntano le tane o mettono cibo. Quindi mm, sì. anche questo... Il videotrappolaggio sì, non, ha, non ha praticamente regolamentazione se non il fatto che in alcuni parchi serva l'autorizzazione o che serva l'autorizzazione del proprietario del terreno, però diciamo che costano molto poco. Eh, bisogna valutare situazione per situazione e tipo di fototrappola perché alcune non hanno il flash, hanno gli infrarossi, eh, la luce LED invisibile, eccetera. Per cui se posizionate a una certa altezza possono essere usate tranquillamente, però anche lì cioè, lo, le comprano veramente anche persone sprovvedute che non sanno come fare e questo può arrecare disturbo. Oltretutto mettere cibo è sicuramente un problema, ma lo fanno anche proprio di persona, dar da mangiare alle volpi e cinghiali è tutta un'altra problematica enorme di cui possiamo parlare magari un'altra volta. Perché... Vabbè, certo, <ride> certamente. Eh, ultima domanda, di, no più che altro una precisazione sempre di Jimmy U sul cervo volante. Eh, le due specie sono in estinzione, sì o no? Mm. Ma non sono in estinzione, diciamo che possono avere dei declini a livello locale perché viene tagliato un certo bosco e così via, però non sono in estinzione per fortuna. Ascolta, ci abbiamo verso la conclusione. Ti faccio un'ultima domanda. Io che eh, così ha un po' l'obiettivo di far capire che strada eh, bisogna fare per fare il lavoro che fai tu, cioè eh, il fatto di eh, avere studiato scienze naturali, quindi comunque avere un'impronta un a, a tutto campo su quello che è la, la biologia, ma non solo, perché ti occupi, sicuramente ti sei occupato nella tua carriera anche di scienze della Terra, nel senso che comunque sì. ecco. E, e, e poi quali sono le, le soddisfazioni, diciamo, che può avere un, un naturalista? Mi sembra di capire, per esempio, che tu abbia girato parecchio il mondo, o sbaglio? No, sbagli perché il mondo in realtà non <ride> ho girato quasi niente, cioè io mi muovo quasi solo in Italia, poi vabbè sono stato da piccolo in Grecia, vabbè Svizzera, Francia, Slovenia, i paesi confinanti, eh, però in realtà no, poca roba nel mondo, quasi solo Italia. Ehm... Però tanta roba comunque come foto, voglio dire, se non altro il, i, i reportage sono, cioè, sono molto soddisfacenti, no? anche per te credo. Sì, 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 anche se secondo me le cose più soddisfacenti, cioè è bello fare le foto e dire sono riuscito a fotografare questo o quello, ok, però la cosa più bella secondo me è avvicinare le persone alla natura tramite queste fotografie e eh, cercare di passare dei messaggi. Ehm, lo dicevo, ho fatto un'intervista settimana scorsa e mi hanno chiesto quali sono state le soddisfazioni più grandi. La prima soddisfazione è un po' banale, nel senso che persone che hanno seguito conferenze, corsi, eccetera, magari avevano paura dei serpenti o dei ragni, magari dopo tre o quattro mesi mi mandano una foto e mi dicono: Guarda cosa ho incontrato oggi, questo secondo me è un saettone. Ed erano magari persone che. Non riuscivano neanche a sentire la parola serpente o a vedere un'immagine, quindi vuol dire che tu hai, sei riuscito ad avvicinare un po', un poco. Non, non dico che devono diventare dei rettilari, però comunque è cambiato un po' l'approccio. E l'altra cosa ehm, che ho detto anche nell'intervista è che ehm, alcune persone che hanno seguito cose che ho fatto, eccetera, sono non vedenti. E credo che per un fotografo eh, avere un seguito anche di persone non vedenti possa eh, voler dire che ci siano dei messaggi. Assolutamente, bellissima questa cosa, ti ringrazio. Mm. Eh, consiglieresti di fare questo mestiere ai giovani? Beh, io consiglio di fare quello che si ama, eh, non di, di puntare a una cosa perché lo fa quell'altra e così via, è molto complicato, eh? Cioè, il mio lavoro è un collage di cose che possono essere conferenze come quella che abbiamo fatto oggi, corsi, accompagnare le persone nei parchi, eh, fare educazione ambientale, scrivere i libri, le mostre, gli articoli, cioè, sono tantissime cose tutte assieme, se io facessi il lavoro di fotografo come era inteso... Vent'anni fa, quindi faccio le foto e vendo le foto e basta. No, no non certo. riuscirei assolutamente. È perché eh, devo. Eh, mi sono ritagliato una nicchia, praticamente una nicchia ecologica per rimanere <ride> nell'ambiente <idea>. nell <ride> della natura. Mi sono ritagliato una nicchia ecologica che è molto diversificata. Per cui, se questo mese non faccio nessun articolo, ho comunque quella conferenza e quindi nel complesso lavoro. Però, se dovessi basarmi solo sul fare le foto, allora sarebbe molto complicato. Quindi il certo. mio consiglio è di documentarsi molto, leggere molto, essere appassionati e fare quello che si ama, valutando ovviamente il contesto. Certo, quindi insomma <ride> hai un lavoro biodiverso, ecco, mi pare di capire. Con esatto. molte sfaccettature. Esatto. Eh, ascolta, ricordiamo il tuo sito e il tuo libro. Così se qualcuno fosse interessato a, eh, diciamo, a seguirti anche sui social, sul o a mandarti anche mail perché magari c'è qualche curiosità sì. o qualche notizia importante. Ecco se si trova se si fa qualche così, ritrovamento insolito, inconsueto. E quindi il sito è quello che vediamo adesso: eh, esatto, calosoma.it. Uh, Perfetto. La tua pagina Facebook l'avevi messa prima? La pagina comunque, Facebook è questa, col è Marco Colombo, naturalista e fotografo. Perfetto, eccola Questa? qui, quindi facilmente ritrovabile. Il tuo ultimo libro appena uscito, lo facciamo rivedere per chi volesse approfondire. Eccolo qua, Paesaggi Bestiali, c'è cioè una bellissima foto. In, da dietro giusto? Sì, il mufflone da dietro il sì. da dietro bellissimo e, ehm, ecco per cui marco noi ti ringraziamo tantissimo perché mi pare che eh, sia stata eh, apprezzata come, come sempre come tutte le tue live che fai anche abbastanza spesso no quindi eventualmente ti si può, ti si può anche rivedere sui, sui social allora prima di chiudere io ricordo che eh, questa sera l'appuntamento sarà alle 22 con matteo monelli che è un astronomo italiano che eh, da molti anni è a Tenerife, ci permetterà quindi di entrare nel, nell'osservatorio astronomico dell'Istituto di Astrofisica dei Canarias e forse riusciremo anche a fare qualche osservazione in diretta, per cui insomma dovrebbe essere una cosa molto accattivante. E tutte le informazioni comunque che vi interessano sulla manifestazione di Mantovascenza le trovate sul nostro sito www.mantovascenza.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dove trovate Comunque anche le registrazioni di tutte, di tutte le dirette, quindi per chi si fosse perso qualcosa si può andare sempre a ripescare. Marco, io ti ringrazio ancora tantissimo e ci diciamo seguici anche tu come, come manifestazione certo. e spero di rivederti presto in una, in una prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie, sì, se vuoi dire anche qualcosa tu... Ti sì, dasci... sì, no, volevo solo ringraziarti, ringraziare tutti, ancora il Parco Regionale Olio Sud appunto per, uh, per aver supportato l'evento e quindi grazie a tutti e buona serata. Arrivederci, a stasera.